Ciao a tutti, allora benvenuti a, diciamo, al primo video di degustazione delle nostre cotte, come promesso. Ci stiamo mangiando anche un po' di pizza nel frattempo, che è uno degli alimenti che si accosta benissimo alla birra, come ben sapete. E qua abbiamo una versione di una nostra birra che ci piace molto, noi amanti del luppolo, che appunto è l'Oro 4. Stappiamo. Stappiamo, è comunque ben gasata. Subito sentori comunque di luppolo al naso appena aperta. Allora, dico due parole sulla birra. Sì. Allora, EBC 5, molto chiara, IBU 37 e 5,6 gradi alcolici. E abbiamo come malti il Basel Marisotter, 84%, e di speciali ci sono biscuit, carapils e fiocchi di orzo per la schiuma. E come luppolatura americana abbiamo il Chinook a 30 minuti per l'amaro. E poi una gettate ogni 5 minuti, 20, 15, 10, 5, 0 minuti di Amarillo e Centennial. E poi Simcoe in dry hopping, quindi lievito US 05, quindi una IPA di stampo americano, diciamo. Decisamente, decisamente. Beh, la schiuma sembra abbastanza persistente. Sì, bella, una bella Anche consistenza. il colore comunque Colore dal dorato ramato, direi. Beh, resta solo che assaggiarla. Come primo impatto, senti quasi. Allora, senti sicuramente la presenza del luppolo, però un luppolo, secondo me, cioè non di quelli invadenti, di quelli che danno fastidio, magari troppo Sì, è pungenti. ben equilibrato, direi. Sì, diciamo che è comunque una birra che è molto piacevole, molto fresca, estiva e non è neanche troppo eccessivamente amara, perché comunque come IBU è solo che, cioè, è 37, non è niente di spinto, quindi è amabile come birra sicuramente. Si sente molto il floreale, molto l'aromatico Molto agrumata anche, agrumato, sì. sia al naso che in bocca. E poi direi che anche come maturazione è perfetta perché non è slegata e cioè si sente la nota, diciamo, più dolce data dagli Dai speciali malti. insieme all'amaro, non c'è una separazione dei sapori. Anche la carbonazione non eccessiva, ma neanche piatta, perfetta. Sì, forse avrei gradito forse ancora un pelo in meno, forse, però. Ma dipende. Comunque, ottima birra, veramente. Sì. Bene, questa è stata la nostra prima degustazione. Seguiranno sicuramente molte altre. Nel frattempo vi auguriamo sicuramente buon proseguimento, buon pranzo, buone cene e buone birre. Alla prossima! Ciao.